Quando ero piccolo io a Naro c'erano circa 200 capre, no? La capra ce l'avevano tutti, no? Allora, la capra però deve essere portata al pascolo, perché è una bestia che divora tutto, è come le cavalette. Il fatto sta che queste capre venivano chiamate la mattina alle 8, c'era un ragazzo che saliva sulla collina di San Zeno e girando intorno alla chiesetta suonava una tromba, una specie di tromba, no? Tu, 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 tu. Allora i contadini lasciavano uscire le capre e le capre venivano tutte qua, tutte, non se ne perdeva una. Arrivavano, trovavano lui le accompagnava al pascolo, alle pendici del Baldo, no? Lì. Allora io le spiego subito. Tanto si comincia col dire che la Chiesa nasce circa nel 1100, perché dati precisi non ce ne sono. I miei figli che hanno fatto le tesi di laurea e che hanno cercato, non hanno trovato granché, perché è stato distrutto tutto. Comunque, la Chiesa fino al 1800 è stata della Curia. Nel 1800, adesso non so dire se è metà, è in principio o alla fine, è stata messa all'asta. In questa asta i suoi antenati hanno comprato la chiesetta con tutta la collinetta. Intanto c'è una leggenda che in questa chiesetta, su questa collinetta, c'era un eremita. Questa chiesa è privata perché è di questa famiglia, è chiusa. La famiglia l'ha aperta ogni lunedì di Pasqua, l'ha aperta al pubblico. Naturalmente ai naghesi, a tutti quelli che vogliono, e dicono la messa il lunedì di Pasqua. Durante l'ultima guerra questa usanza, questa tradizione è stata sospesa, perché appunto c'è stata la guerra. Intanto la chiesetta ha avuto molti danni, è andato giù il tetto, si è diroccata, lui l'ha rimessa a posto e abbiamo ricominciato questa tradizione del lunedì di Pasqua. Niente, mi ricordo che purtroppo avevo la chiesa, era in mano alle zie, quattro zie che avevo io. E a un certo punto è crollato, io ho esade, guardate che là, che è un buco nel tetto, prima o dopo vendo tutto, è venuto tutto. Allora me l'ha data a me, e allora me l'ho tirato su di nuovo, ho fatto il tetto di nuovo, Ma di sono accesso, quella è 300 una porta anni. rustica, il portoncino lì. Tutti quanti scriveva qualcosa Ecco, e vedi. che era fino al tempo della guerra, che era sarebbe stata, ma allora a me non mi interessavo del fatto, sarebbe stata fotografare tutto, no? Perché era delle cose anche intelligenti, ma quasi tutte firmate, no? E adesso non si vede più niente, sparì tutto. Quando fa le fotografie lì, ormai era quasi niente. Mia zia la mi ha portata su per farmi un ritratto, siccome mi disegnavo con tutte quante, ha detto vieni su, ti te disegni qualcosa e mi te disegno ti. E questo disegno il go, sono me da bambino davanti alla chiesa.